Da poco è uscito al cinema il film di Super Mario Bros, che è stato stupendo, epocale, infinito. Un film bellissimo che non ho ancora visto, purtroppo, però mi sono un po' informato su cosa possa essere. E la cosa bella è che qualcuno, un pazzo sgravato, ha ricreato l'intero film su Super Mario Maker 2. E oggi io e voi ci andremo a giocare assieme. Attenzione che potrebbe esserci qualche piccolo spoiler, ovviamente, su quello che accade nel film. Ovviamente non totale, perché è un po' diverso. Però sappiamo che il film inizia a New York, più precisamente a Brooklyn. Infatti la prima mappa si chiama Running in New York, dove vedremo Mario e Luigi che, beh, fanno il loro solito lavoro noioso di idraulici. Ecco qua, quindi questo è il mondo normale. Infatti anche lo stile, ci sta che lo stile del gioco sia quello normale. Quindi questo è Mario, e praticamente fa il suo lavoro, ha pure il suo camioncino dall'idraulico. E però mi pare che nel film, adesso non ne sono sicuro, ma c'è stato un allagamento e lui e suo fratello dovevano andare alla ricerca di capire cosa stava succedendo. Quindi vediamo se riusciamo a trovare il modo. Questa mappa è già molto famosa, vedo che ci stanno giocando tutti. Sembra proprio di camminare a New York, mamma mia, è uguale identica. Let's go, mamma mia. Da un po' che non gioco a Mario Maker. Le porte qua sono chiuse solamente perché sono tipo i palazzi di New York. Ora l'ho notato, non è che sono porte dove ci puoi andare. Giustamente avevamo il potere di correre. Ottimo. Ottimo. Ora che ho preso lo speed, andiamo. Il nostro Marione nazionale, nazionale in tutti i sensi. Bene, siamo usciti da Brooklyn per adesso e siamo entrati forse nelle fogne. Questa è la città dei Toad, siamo arrivati, dovremo uscire da un tubo, perché nel film Mario trovava un tubo magico e si infilava dentro. Sì, siamo proprio lì, è Toadlandia, è proprio come quella del film, con tutte le casette che avevano pure le immagini. Infatti anche Mario è cambiato, ora è un mondo molto più colorato, diverso da Brooklyn, ci sta, ora non raccolgo tutte le monete perché vabbè, essere avidi, ma fino ad un certo punto, signori. Più veloce, più veloce, dai 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 dai, dai. Su, veloce, veloce, veloce. Cos'è sta roba? Guarda le monete! Sì, lo sappiamo che in quel mondo tipo tutti cagano monete. È la cosa bella del mondo drogheggiante. Poi secondo me il vero finale del film segreto dopo i crediti è Mario che semplicemente si è mangiato i funghetti. Insomma, si è fatto qualcosa. Cioè, una persona normale non può vedere queste cose. Siamo entrati dentro uno dei mille tubi blu su e giù, perché in questo mondo ricordiamo che Mario non sapeva più che tubo pigliare. C'erano tubi dappertutto. Uno ha detto che bisogna usare questo. Sì, grazie mille per il consiglio, ragazzi. E mo devo trovare... Qual è, ragazzi? Questo. C'è uno che dice che è questo. Grazie, grazie per l'aiuto. Mamma mia, se non avessi i commenti della gente che mi aiuta. Andiamo al castello della Peach, perché i Toad nel film portavano Mario al castello della Peach. Infatti, eccolo qua il castello, è proprio lui. Danza della vittoria, danza dell'unga bunga, dell'uomo peloso che si prende la donna e gli tira una clava in testa e se la porta in caverna. È così che funziona, Mario. Scusa, principessa. La principessa. C'è la chiave. Per farvi capire quanto mi ama la principessa e quanto non mi vuole, ha nascosto la chiave sul tetto, quella tontona, quella tonta. E ora ti svaligio casa, principessa. Svaligio tutto e ti... e faccio un matrimonio combinato con la forza. Gli rubo anche il denaro, toh, così mi ci pago le nozze. Eccolo qua, un castello dentro un castello. Ma cos'è? Ma abbiamo vinto anche questo. Oh yeah. E ora ci troviamo al training di Peach. Sì, infatti nel film Peach insegnava a Mario i vari combattimenti, perché lei era dal mondo dei funghi da molto tempo e anche lei era una persona che veniva dal mondo normale. Bene, vediamo un po' cos'è il training di Peach. Deve essere una cosa difficile. Peccato che Peach l'ha già finito e adesso devo seguirla. Ok, vediamo un po' se riusciamo. Iniziamo bene. Oh no, oh no. Ok, sì. Ci sono tutte le cose del Marione nazionale, ma io sono esperto. Devo usare lo slide sulle pareti e ce la fa! Il popo fa male. Ok, signora pesca. Signora pesca, guarda, ti mostro io. Allora, facciamo così. Guarda quante morti. Almeno mi consola che là sotto c'è un lago di morti. Potremmo andare sul tubo. Magari il tubo... No! Io Mario e Monti, Mario. Mario. Mario Monti, Mario Monti. Oh, meno male che ho fatto quella cosa. Meno male. Ah, e queste c'erano nel film. Queste le avevano messe. Ah, paura, paura, paura. Non farmi male, popo. Corri, 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 corri. Sì, però... Ok. Oh, 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 no! Oh, che ansia!
Sì! Allora, piano, piano. Tempo scaduto, c'era pure il tempo! Oh, cavolo, non so se avrò il tempo. Non so se avrò il tempo. No, ok, devo saltare sopra le palle. Ho capito come fare. Piango che hanno aggiunto questa sezione nel film. Guarda, anche quello che mi fa i disegnini in mezzo. Cioè, tu come ho... Sì, ma qua mi sono dimenticato che c'era la molla. Ecco perché avrei dovuto guardare il film. Se avessi guardato tutto il film saprei come farlo esattamente. Invece, siccome non l'ho visto bene... E la cosa bella è che non sono nemmeno sponsorizzato per dire queste cose. Ok, allora, avanti. Avanti. Avanti, 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 avanti. Ok, stiamo andando benissimo. Benissimo, benissimo. Ora qua devi prenderla prima. Oh! Oh! Yeah! Leone, leone, leone. Ma bitch, ti ho battuto e anche a tempo di record. Torna a casa. Non ci credo, c'è pure la Rainbow Road, quella sono curioso. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo combattere Donkey Kong. Ma prima ci aspetta il viaggio nella giungla. Cioè, ma ragazzi, meglio il film o questo? Io non so, ho a decidermi. Ora che sono morto so decidermi però. Come al solito ragazzi, scrivetemi nei commenti se magari riconoscete qualcosa dal film. Guarda, capace che ci morivo lì. Comunque andiamo avanti. È il viaggio, è il viaggio. È tutte le varie zone. Oh, non voglio morire. Ok. Andata, 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 andata. Oh, che c'è pure uno Yoshi. Perché c'era pure Yoshilandia. Mi ricordo tipo nel film, ho visto il trailer, c'era un fiume pieno di Yoshi. Probabilmente è quello. Non lo so, ma meglio stare lontano da quegli strani esseri. Non li abbiamo ancora domesticati. Allora andiamo avanti qui. Andiamo sulle nuvole. Tipico Mario. Tipica normalità del mondo Però capite, Mario è intelligente perché un mondo così, anche se tutto storto, è pieno di monete, quelle che ti invogliano. È sempre il vile denaro che ti invoglia ad andare avanti in questi mondi. Ok. No. Questo è il momento romantico con la Peach, quando vanno tipo nella collina piena dei fiori rossi e lei gli mostra il potere e gli racconta tipo la storia. È bellissimo, super romantico, super bello. Ma Luigi, Luigi dov'è? L'ha rapito Bowsy, Bowsy. E io devo riprendere mio fratello. Se questa mappa venisse giocata in coop, basta, rovinata. Ta, ovviamente... Mario ladro, oltre che idraulico, ha trovato la chiave anche per svaligiare quest'albero. C'è una stella... Oh, la stella cometa, bellissimo. Io ancora mi sono chiesto però una cosa. Perché non hanno fatto un gioco del film? Ma il film è Mario Bros. Praticamente il film è Mario Bros. Solo che al posto della principessa c'è Luigi. Questo è l'unico cambio che hanno fatto più o meno. Occhio che ho fatto arrabbiare sto stupido lercio. Ah, 10 denari che mi ripagano di tutti gli sforzi. Piano. Aia. Va bene. Anche piccolo Mario ce la può fare. Ok. Ah, lo sapevo che stava andando troppo bene per essere una giornata gioiosa. Bella lì, evitato. Mario, bisogna correre. Bisogna correre in Mario. Bisogna correre. Oh! Tu sei una lercia! Spero che non abbiano messo questo nel film, se no mi sa che non lo guardo. Ok, ok, siamo andati... No! Oh, voi! Cosa ho fatto? Cosa che... Anche se sono tornato un nano, ho vinto. Oh, bene. Dovevo tenermelo. Sì, non cadere in acqua, non cadere in acqua, che credo che... In teoria non muori se cadi in acqua, ma ormai non mi stupisco di niente. Questo gioco è fatto per farti sclerare male. Ah. Non so, ragazzi, forse è meglio guardarselo finché giocarselo. Adesso però dobbiamo combattere Donkey Kong e voglio vedere la battaglia. Quindi sono curioso di quello che dovremo arrivare. Questa è la caverna, vedi, vedi, la caverna di Donkey Kong. Era così, era tutto quel palazzo. Devo trovare le scimmie. Voglio vedere, dov'è? Dove si nasconde Donkey Kong? Ok, qua devo raccoglierle tutte per aprire il tutto. Ok. Chissà com'è la boss battle. Ok, credo di aver aperto la porta. Però devo fare in fretta. Andremo. In teoria, io mi ricordo che nel film Mario diventava Cat Mario, no? Cioè, dovete darmi la tutina di Mario per forza. Cioè, ci deve essere in questo livello la tutina di Mario. Dai, dai, basta andare lentamente, basta... Basta andare! Basta andare! No! Pesce infame!
pesce infame, ma io me lo metto arrosto sto cacchio di pesce. Dai, meno male che ci arrivi abbastanza in fretta qui, dai. C'è di peggio, cioè in sto gioco ho visto veramente di peggio. Sto gioco è l'apoteosi dello sclero. Bene, posto, andata, dov'è Donkey Bongo? Dov'è quello schifoso? Aspetta che devo prenderlo bene. Ok. Quando ti... Meno male, se morivo qua, guarda, non so cosa tiravo. Siamo andati nella foresta e questo è un funghetto mio. Devo uccidere... Ah, ok, devo andare al di là della sega. Molto realistico, sinceramente. Aspetta che però... No, guarda, non... Oh, no! Meno male che ha messo il checkpoint. Meno male! Che me ne faccio io delle monete in sto gioco? Oh, la boss fight! Quello è proprio Donkey Kong. Uguale. Il figlio storto di Bowser questo è, invece. È uguale il film dove c'erano le piattaforme. Sì, è lui. Oh, no. Ovviamente il pubblico mi lapida. Tenete le banane in tasca. E gli spacco la testa, guarda. Ok, credo di avere... Mamma mia, che male gli ho fatto. Io voglio diventare Cat Mario perché sono sicuro che là sopra c'è la roba di Cat Mario. Mao, tu non hai idea. Oh, che stupido. Mamma mia, sono stupido anch'io, non riesco a direzionarmi. Sì, però se gli altri non mi lapidassero sarebbe anche più simpatica come... Basta! Olla, dammelo. Eccolo. Non è esattamente essere un gatto, ma quasi. Vabbè, rimaniamo qua. Poink. Olla! Godi popolo. Però la cosa bella è che anche qua c'era roba. C'era... Eccolo qua! Era la cosa più vicina ad un gatto che poteva fare su questo stile. Dai, prendiamo sta bandierina e andiamo avanti che abbiamo vinto un altro livello e ci stiamo avvicinando alla fine del film. Quello non era di K, era un cosplayer di Donkey Kong quello comunque. Rainbow Road, di questa sono curiosa. Dopo di quella c'è l'ultima, ormai stiamo finendo. Perché Bowser vuole sposare la Peach ovviamente, c'è sempre quello. Quindi l'ultimo livello parla del matrimonio, mentre questo del Rainbow Road. Peccato che qua non c'è Mario Kart, però il kart in teoria c'è. Quindi poteva, forse ha fatto qualcosa col kart. Ti prego dimmi che hai usato il kart. Sì, l'ha messo. Ok, allora abbiamo qualcosa di simile. Let's go! Guardalo! Amo sto livello così. Mamma mia. Però voglio il Rainbow. Voglio vedere se l'ha messo. Beh, qualcosa stile Rainbow l'ha messo. Ottimo. Un po' meno ottimo che avevo preso. Se non c'è Luigi, io rosico, alla fine del film. Vai. Perché? Torna qua. Ok, sulle nuve. Sono sulle nuvole. Devo uscire? Ok, devo uscire. Ma io non volevo abbandonare il mezzo. Ah, ora siamo al vero Rainbow Road. Vai! Sì! È come il film! Uguale! Anzi, più bello! Mi sta piacendo un botto! Non ci credo! Peach, superami questo! E il marione nazionale. Che sbaglia tutto, ovviamente. Ok, ho fatto sicuramente qualcosa con quel pulsante. Probabilmente ho cambiato il percorso. Vediamo un po' ora. Ah, ok, era così. Vedi a non vedere il film. Dovete andare subito al cinema a vederlo. Perché comunque è divertente. Cioè, non è troppo difficile a parte il secondo, il terzo livello. Quello, il training di Peach, quello era un po' infame. Ok, ho fatto una cosa storta, ma ce l'abbiamo fatta. L'auto è intatta. Siamo pronti per l'arcobaleno. Voilà, wallì, wallè. Sì, però, no, i pirati della strada. Tartarughe della strada. Gli rubo il mezzo, Me lo rubo, frega niente. Di auto in auto. Andiamo avanti così. Oh, quello si è svegliato ora. Pum! Mamma mia. Mario che è incurante degli incidenti. Oh no. Aspetta. C'era un tubo qui. C'era un tubo segreto. È un easter egg? No, è la vittoria! Ah... Immagino che nel film si cadesse in un vortice o qualcosa del genere, perché strano che dovevamo andare in basso. E ora, signori, siamo all'ultima mappa. Il combattimento finale con Bowser, che dovrebbe, mi pare, essere tornato nel mondo normale a perseguitarci o non so. Vediamo. Sembra che Mario stia facendo una salita, quindi praticamente sta uscendo dal mondo dei funghi. Sembra che sia successo qui. Ok, credo che Bowser lanci un attacco finale assurdo a Mario. Sembra una cosa del genere, sembra tipo una gara a tempo. Oh mamma, oh cavolo.
È un bordello. È veramente un bordello. Devo seguire praticamente le monete. Questo sembra quando devi salire sui tronchi e poi fai la discesa ripida. Ok, 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 ok. Devi solo pigliarlo bene. Devi solo pigliarlo bene. Vai, vai, vai. Ok, bene, bene. Solo che è una gara a tempo. Il tempo sta scadendo. Ah, appunto. Cioè, se tu non sei abbastanza veloce, sei fregato. Devo farmela con calma. Vedete, vedete. No, 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 no. Mario, no. Mario, no, ti prego. Mario, no. Mario, no. Mario, no. Mario, no. Ok, ok, dai. Buona, 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 buona run. Buona run, buona run, buona run, buona run, buona run, buona run. Buona run, 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 buona run. Mamma mia. Mamma mia. La cattiveria di questi. Che tra l'altro, ora che noto, questa sega dovrebbe essere la catena chiusa a Donkey Kong nel film. Cioè, la usano per salire. Mi ricordo Donkey Kong e Mario. Cioè, è una questione d'onore adesso finire questa mappa. Ormai siamo arrivati così avanti. Dovremmo aver guadagnato un po' di secondi qua. Bene, 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 bene. Oh, 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 no, 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 oh, no. Al primo colpo, signori! Questo era praticamente Bowser tutto arrabbiato che gli tirava schifezze a Mario, e Mario ora si droga e con la droga Mario riesce a vincere. Mamma mia, siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati, signori. Adesso c'è il livello finale, cioè dovrebbe essere il livello quello proprio final dove spacchiamo tutto, dove sfondiamo Bowser, dove ci sniffiamo la stella. Voglio quella adesso, voglio la stella, voglio sniffarmi la stella. Dov'è? Sembra che l'abbia cancellato. Ok, sto vedendo dal tizio che ha creato la mappa che alla fine, proprio come nel film, succede che Bowser tira a Brooklyn tutte le meteore per ammazzare Mario e devi evitarle praticamente. Purtroppo non posso giocarla. Sembra la mappa più divertente, cavolo, perché l'ha tolta? Va bene, comunque... Le palle ovviamente ti liberano un po' lo spazio, ci sono i mostri. Ora immagino che il film sia simile. Vediamo. E dopo essere sceso per il tubo e quindi poi combattere Bowser e tornare da lui e ammazzarlo in mezzo a tutti i suoi minion. Immagino che anche nel film abbia fatto una cosa del genere, ci scommetto. E gli spazi tutto e vince la partita. Vai. Carino, carino. Bello, bello, bello. Una bellissima set di map ispirato al film. Mi sono divertito e ho anche rosicato abbastanza. Ma non erano troppo difficili, contando che non ci giocavo da un botto. Mi sono pure divertito. Vi lascio il link dei livelli in descrizione se volete giocarci con gli amici o da soli. Magari ritrovate Luigi, perché Luigi qua non c'era. Anzi, sembra di sì, guarda, vediamo. Mario è la principessa, ma manca Luigi. Luigi è basta, sarà il prossimo cattivo. Mamma mia!